Barcellona, Stadio Sarriá. La nazionale di Berzot affronta i grandi favoriti del mondiale. Chi vince va in semifinale. Pareggio è per i brasiliani. La notte della vigilia, pensando ai fenomeni verde-oro, Zico, Socrates, Eder, Falcao, Zoff è riuscito a malapena a chiudere occhio. Il dormire poco per me era sinonimo di presenza. Io ero preoccupato quando dormivo tanto. Quando dormivo poco vuol dire che insomma, la testa viaggiava proprio bene. È iniziato Italia-Brasile. La testa degli azzurri viaggiava bene quel giorno. Sappiamo benissimo come andò quella partita. Tutti ricordiamo i gol. Rossi, gol, Rossi! Il vantaggio di Paolo Rossi. Quinto minuto, Italia 1, Brasile 0. Il pareggio di Socrates. E pareggio. Il secondo gol di Rossi. E ancora l'Italia in vantaggio. Falcao, Falcao. Il nuovo pareggio brasiliano di Falcao. Dalla bandierina Conti. E il gol del 3-2 di Rossi. Ma per Zoff, tutta quella partita, forse tutto quel mondiale e tutta la sua carriera calcistica, si riassumono in una sola fantastica parata. Meno di 2 minuti. C'è un calcio di punizione in favore del Brasile. Ai brasiliani serve un gol per qualificarsi. Io mi sono accordato con Cerezo. Andiamo in area, tu trattieni Gentile, così posso dare un colpo di testa. È il momento decisivo e Zoff si prepara a sventare l'ultima minaccia. Eder ha crossato perfettamente, io ci ho provato. Io ho avuto la prontezza, la reattività, se vogliamo, di andare a prenderla, ma soprattutto di tenerla lì. Di non fare gesti inconsulti. Se l'avessi deviata, eccetera, probabilmente c'erano tanti brasiliani lì, l'avrebbero messa dentro. Ha parato Zoff, il colpo di testa. I brasiliani esultavano per il gol, io non vedevo l'arbitro, sono passati quei 4 secondi terribili, ecco. Sarebbe stato il gol della mia vita. È il grande rammarico di Oscar e la parata della vita di Dino Zoff. Eppure Zoff, schivo come al solito, dice che il miracolo quella volta l'ha fatto l'arbitro. Vedere e non lasciarsi condizionare dai 3 brasiliani che saltavano, che esultavano come fosse gol, eccetera. Effettivamente è stata una parata fatta come Dio comanda. È finita, l'Italia è finalista.